benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le premiere e le library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go. Film drammatico da vedere stasera in TV. Burlesque, ore 21 su Sky Cinema Romance. Cher e Christina Aguilera infiammano un musical travolgente. Assunta come cameriera in un teatro di Los Angeles, una ragazza si rivela una grande cantante e salva il locale dal fallimento, USA 2011. Film commedia da vedere stasera in TV. Settembre, ore 21 e 15 su Sky Cinema 1. Nastro d'argento alla commedia d'esordio di Julia Steigerwald con Fabrizio Bentivoglio. Al ritorno dalle vacanze, si intrecciano i destini di tre personaggi pronti a cambiare vita, Ita 2022. Vi presento i nostri, ore 21 su Sky Cinema Comedy. Ben Stiller, Robert De Niro e Jessica Alba in una frizzante commedia. L'impacciato Greg dovrà dimostrarsi all'altezza di poter succedere all'anziano Jack nel ruolo di capofamiglia, USA 2010. Film azione da vedere stasera in TV. Adele l'enigma del faraone, ore 21, Sky Cinema Family. Luc Besson dirige una pellicola sulle avventure di una giovane scrittrice. Dall'Egitto a Parigi, l'intrepida eroina affronta mummie e mostri preistorici per salvare la sua amata sorella, fra 2010. Film western da vedere stasera in TV. C'era una volta il West, ore 21 e 15 su Sky Cinema Collection. Henry Fonda e Claudia Cardinale nel western che ha consacrato il mito di Sergio Leone. Un magnate delle ferrovie ingaggia un killer per impadronirsi del terreno di un'ex prostituta, Ita USA 1968. Film thriller da vedere stasera in TV. La preda perfetta, ore 21 su Sky Cinema Action. Avvincente thriller con Liam Neeson. Un investigatore privato viene ingaggiato da un trafficante di droga per trovare gli spietati assassini che hanno ucciso sua moglie, USA 2014. 44 Inchest, ore 21 su Sky Cinema Suspense. Thriller con Ray Winston, Ian McShane e Tom Wilkinson. Con il cuore spezzato per il tradimento della moglie, Colin viene convinto dai suoi amici a rapire e torturare l'amante della donna, GBR 2009. Vanilla Sky, ore 21 su Sky Cinema Drama. Tom Cruise, Penelope Cruz e Cameron Diaz in un film fra sogno e realtà. Un manager con il volto sfigurato, accusato d'omicidio, racconta a uno psichiatra la sua incredibile storia, USA 2001. I programmi in chiaro. Soliti ignoti, Il ritorno, Gioco, ore 20 e 35 su Rai 1. Il concorrente dovrà abbinare correttamente gli otto ignoti e potrà vincere con il gioco finale del parente misterioso. NCIS Los Angeles, ore 21 su Rai 2. Continuano le avventure della squadra di Chris O'Donnell e LL Cool J, agenti speciali, impegnati, nella capitale californiana, a catturare criminali considerati una minaccia alla sicurezza nazionale. Il colpo del leone, film, ore 21 su Rai 3. Roman, dottore di un ospedale psichiatrico, aiuta a scappare il paziente Leo Milan, che sostiene di essere un agente segreto. Quarta Repubblica, speciale Repubblica vincitori e vinti, ore 21 e 20 su Rete 4. Il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro sui temi di attualità e politica. Scherzi a parte 2022, ore 21 e 20 su Canale 5. Enrico Papi ospiterà famosi personaggi del mondo dello spettacolo, vittime dei temibili scherzi del programma. Skyscraper, ore 21 e 20 su Italia 1. Win Sawyer, ex capo di una squadra d'Elfbi specializzata in liberazione di ostaggi, è ora responsabile della sicurezza di grattacieli. Inviato per lavoro in Cina, è accusato di aver dato alle fiamme il grattacielo più sicuro al mondo. Gole, ore 21 e 15 sulla 7. Il campionato del mondo di calcio Espana 1982 narrato dalla voce di Sean Connery. Calcio, UEFA Nations League, Olanda vs Belgio, ore 20 e 45 su TV 8. Per UEFA Nations League scendono in campo Olanda, Belgio, sesta G. Vuoti a perdere, ore 21 e 25 su 9. Show teatrale, in cui i comici Ficarra e Picone mettono in scena il vuoto che sembra contraddistinguere i primi anni del nuovo millennio. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.
Ding, 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 ding